Salve care amiche e amici, commentiamo il TG3 adesso. Chi lo attacca? Attacca il governo, il racconto è di Mariella Venditti. Contrariamente a quanto riportato da alcuni giornali, non è prevista alcuna stangata sui villini. Si devono mobilitare. Non ci sarà nessuna stangata. Le agenzie e le fonti governative per puntellare le mura del governo. Il terremoto si era scatenato di prima mattina e di centro. Vi ricordo che stiamo commentando il TG3. Che davano tra le ipotesi già accreditate quella di mantenere la tassa se la prima casa fosse stata una villa e anche un villino. Stavolta Falchi e Colombe hanno sorvolato Palazzo Chigi quasi insieme. Da Schifani una richiesta esplicita al governo affinché smettisse le voci contraddittorie causa di sconcerto e confusione. L'avvertimento sotto forma di rassicurazione dal ministro addirittura Quagliariello. Sull'IMU chiarisce il gioco delle tre carte, non si può fare, gli accordi sono chiari, dunque si può stare tranquilli. E poi l'avvertimento, anche questo corale, indietro non si torna, per la tassa sulla prima casa è tutta una parola sola, eliminazione e non rimodulazione. Così Brunetta boccia, il PD boccia e risponde al Presidente della Commissione Bilancio così. Lui aveva lanciato l'idea di un confronto in Parlamento ed ecco la risposta. Eliminazione della tassa, ma purtroppo anche eliminazione dei servizi sociali, assistenza sanitaria, scuole, arte, cinema, speriamo di no. All'attacco diretto va Gasparri, di nuovo, ci vuole una guida adeguata, dice, a questo ministero e non un esponente di seconda fila. La prende più alla larga Cicchito, ma a Saccomanni lo vuole dire anche lui. C'è una zona grigia nell'alta burocrazia del ministero che gioca al peggio, scavalca i governi e poi porta. Il ministro da quest'area non deve essere subalterno, non deve farsi condizionare. In difesa di Saccomanni scende in campo Casini. Saccomanni dice, non è un prestigiatore e nemmeno un falsario. Quello delle coperture, lo sanno tutti, è un grande problema. E anche il Ministero dell'Economia ha smentito le indiscrezioni che erano circolate sull'IMU, si sta lavorando ad una pluralità di soluzioni e il governo deciderà dopo una discussione collegiale, ma insomma al di là delle smentite la questione rimane sempre la stessa, cioè abolire l'imposta sulla prima casa oppure rimodulare il servizio di Mario Franco Campo. Tra tasse e debito pubblico, un'estate di inquietudini. A tormentare i pensieri del governo, prima di tutto c'è sempre l'IMU. In vista di mercoledì, quando se ne occuperà la cabina di regia, le posizioni rimangono distanti e il nodo da sciogliere resta quello delle coperture. Ecco allora che fioccano le ipotesi. Palazzo Chigi interviene e smentisce. Non ci sarà la stangata su villette e case a schiera. È un'ipotesi impraticabile, taglia corto il sottosegretario all'economia Baretta. Le villette non vanno confuse con castelli o grandi proprietà, perciò non ci sono vie d'uscita all'IMU. Sarà eliminata o rimodulata. Pollice verso anche da Confedilizia, un'idea strampalata perché le case a schiera sono classificate in modo diverso da comune a comune. A questo punto sul tavolo rimarrebbe l'aumento delle detrazioni fino a 600 euro, così verrebbe esentato l'85% dei proprietari di prima casa, costo superiore ai 3 miliardi, e in parallelo si prepara la riforma del catasto per evitare che chi ad esempio ha una casa di pregio in centro storico sfugga lecitamente al fisco perché per il comune vale come un alloggio popolare. Altra strada, quella suggerita dal neopresidente dell'ANCI Fassino, legare l'imposta ai metri quadri e al numero di residenti. Stiamo studiando molte soluzioni, precisa il Ministero del Tesoro, il governo deciderà collegialmente in accordo con la maggioranza. Ma oltre all'IMU, il tesoro è sotto pressione anche sul debito pubblico. Il Fiscal Compact europeo obbliga l'Italia a tagliarlo dal 2015 di 45 miliardi l'anno per i prossimi 20. Dal PDL e anche da Scelta Civica la richiesta di interventi shock, un piano per ridurlo di 400 miliardi e riportarlo in 5 anni sotto il 100% del PIL attraverso la vendita di beni pubblici e concessioni demaniali, la tassazione delle attività finanziarie custodite in Svizzera. Ma ancora una volta interviene Baretta e smorza gli entusiasmi in tempo di crisi, dice, vendere ai privati non è così facile. Perché in Italia ci sono molti entusiasmi, no? Che li smorzano. L'Expo 2015 di Milano è una grande occasione per superare la crisi, il paese abbia più fiducia, ha incitato il capo dello Stato Giorgio Napolitano e il presidente del Consiglio Letta, che prima di lui aveva preso la parola, ha detto l'Expo sarà il cuore della ripresa, l'Italia esca dall'autolesionismo. L'inviata Alessandra Cacchi. Il nostro impegno per l'Expo di Milano è un'ulteriore manifestazione della volontà dell'Italia di non ripiegarsi su se stessa, sulle sue difficoltà e sulle sue diatribe domestiche, tantomeno in una fase di crisi come quella attuale che non da soli stiamo attraversando e da cui non usciremo da soli.
Expo 2015, occasione straordinaria per un nuovo sviluppo dell'Italia, nord e sud insieme, per superare la crisi che stiamo vivendo e che sta mettendo a dura prova l'economia e la società italiana. Dalla Villa Reale di Monza il Presidente della Repubblica non nasconde certo le tensioni e i fattori di instabilità che da tempo, dice, caratterizzano i rapporti politici e la vita nel nostro Paese, ma l'invito che oggi il Presidente vuole dare è ad avere fiducia in noi stessi. E suscitare rinnovata fiducia verso l'Italia. Siamo un paese che ha fiducia in se stesso, che deve averne anche più di quanta ne dimostri, percorso com'è ancora da nervosismi destabilizzanti e da tendenze al pessimismo. Quando Giovanni Allevi suona l'inno di Mameli, il Presidente si commuove, c'è spazio poi anche per un breve incontro con il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione Roberto Maroni. Anche per Enrico Letta, l'Expo deve essere vista come simbolo dell'unità nazionale. Vincerà, dice, se sarà testimonianza dell'unità d'Italia. L'Expo è fondamentale perché noi leghiamo all'Expo non un appuntamento, ma leghiamo all'Expo l'obiettivo della ripresa economica del nostro Paese. E ora all'Egitto, un portavoce della Presidenza ha confermato indiscrezioni di stampa che erano state diffuse in serata, per le quali l'economista socialdemocratico Zeyad Baeddin sarebbe il probabile nuovo premier ad interim dopo il no di ieri dei salafiti al premio Nobel per la pace, il Baradei, che invece potrebbe ricoprire il ruolo di vice premier, come ci racconta Stefano Pizzetti. Il cielo del Cairo è di tutti gli egiziani, ma gli aerei della pattuglia acrobatica militare volano per una parte sola. Le scie colorate disegnano un grande cuore proprio sopra piazza Tahrir, dove ancora una volta si sono dati appuntamenti sostenitori di quella che loro chiamano rivoluzione del 30 giugno e il resto del mondo, con varie sfumature, chiama colpo di Stato. È un amore corrisposto quello tra la piazza e i militari. Decine di migliaia di uomini e donne, giovani e anziani, impugnano i ritratti del capo di Stato Maggiore Al-Sisi, il generale che con il suo ultimatum e i suoi carri armati ha abbattuto il primo presidente eletto democraticamente della storia del paese. Il nuovo presidente, provvisorio e senza poteri, ha passato la giornata a cercare il sostituto di Mohamed El Baradei, indicato ieri come primo ministro e subito bruciato dal veto degli islamisti del partito Nur, molto più radicali dei fratelli musulmani, ma sostenitori dell'intervento delle forze armate. Il nome che circola in queste ore è quello dell'avvocato Ziad El-Din, fondatore del Partito Socialdemocratico. A El Baradei resterebbe una poltrona da vicepresidente e la possibilità di candidarsi a guidare il paese quando si tornerà a votare. Anche i fratelli musulmani potranno sostenere il nuovo governo e partecipare alle prossime elezioni se lo vorranno, ha detto il portavoce della presidenza. Promesse che suonano buone a chi ha visto il proprio presidente deposto, i propri dirigenti arrestati, i propri mezzi di informazione chiusi. Per ora c'è spazio solo per il rifiuto e la protesta, ma il ritorno al potere di Mohamed Morsi comincia a sembrare impossibile anche ai fratelli musulmani. Il viaggio del Papa domani a Lampedusa, l'isola... È così che la gente protesta contro i politici in Egitto. Avete capito, no? Altro che rifugiarvi in paradisi artificiali, in fiori del male, come diceva Baudelaire. Nelle macchinette, nelle slot machine come fate voi in Italia, da conigli, da struzzi. Gli egizi mica si vanno a giocare i soldi nelle macchinette. Niente di clamoroso, nessun effetto speciale. Portano la protesta in piazza per un paese reale. E del resto è stato lo stesso Papa a volere che la sua visita avesse i caratteri della semplicità, che fosse un'uscita povera, pastorale. In questo spiazzo, il campo sportivo interamente sterrato, sono state tolte le reti di recinzione e sistemati i settori per tutti coloro che vorranno assistere alla funzione religiosa. Davanti le sedie per i bambini, gli ammalati, gli anziani, dietro tutti gli altri, sperando che ci sia posto a sufficienza visto il periodo estivo e la presenza di numerosi turisti. Francesco farà un giro tra la gente a bordo di una vecchia vettura scoperta come questa, riadattata per l'occasione. Da qui celebrerà la messa con un pastorale ed un calice in legno che un falegname del posto ha modellato usando i resti dei barconi degli immigrati affondati all'arco di Lampedusa.
Prima, a bordo di una motovedetta della capitaneria di porto, prenderà il largo per gettare nel mare dell'isola una corona di fiori, in ricordo di quanti hanno perso la vita nel tentativo di approdare su queste coste provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente. Una media di 2 persone al giorno. Negli ultimi che disgrazia umana. Il tributo pagato dall'immigrazione per i disperati viaggi della speranza è di quasi 20.000 morti. A Taormina la consegna dei dicono che la speranza è l'ultima a morire. Sindacato dei giornalisti cinematografici. E lì purtroppo molte volte è morta e non per ultimo. Ma addirittura prima della gente che agonizzava. Pensate un po'. Come ci racconta l'inviato Francesco Dagliano. Si chiude con un grido di dolore la 67esima edizione dei Nastri d'Argento di Taormina. Una protesta del mondo del cinema contro il taglio previsto dal governo del tax credit. Lo scarico d'imposta previsto per chi investe in questo settore. Tornando al cinema girato, il sindacato dei giornalisti cinematografici ha incoronato il re di Taormina Giuseppe Tornatore, vincitore di 6 Nastri d'Argento, tra cui il miglior film, La migliore offerta, con un cast tutto internazionale. Quando ho fatto una cura formale. Al cinema mancano i fondi. Devono passare per un bar. Lì di fondi di caffè ne hanno in abbondanza. Miglior attore protagonista per reality di Matteo Garrone, Aniello Arena, ergastolano ora in semilibertà, riscattato dal lavoro teatrale e cinematografico dalla condizione di fine pena mai. Già attraverso il teatro, diciamo, io avevo avuto questa trasformazione, già era avvenuto, e quindi... Sì, Aniello Arena, la cultura, il no? Nuovo grido del cinema. Beh, si fa crescere anche. 4 premi anche per la grande bellezza di Paolo Sorrentino, tra cui 2 attori non protagonisti, Sabrina Ferilli e Carlo Verdone. Ha raccontato attraverso una serie di frammenti tutto la dissoluzione che c'è oggi, la mancanza di ideali. Ammazzalo, troppo forte! La voglia di misticismo, c'è un po' tutto. Ed era questo l'ultimo servizio, l'informazione del TG3 torna a 12:30 circa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Oh, ne ho registrati solo 12 minuti di sto commentario al TG, è molto corto. Rucchia di libertà, lo sai non sono io. Vabbè, adesso c'è questa sigla. Vi saluto tutti e grazie per seguire i miei commentari al TG. Spero che anche questo vi sia utile per capire la realtà nella quale ci tocca a tutti noi vivere. Adesso sistemo la seggiola. Qua sono le 19:04. Là devono essere le 23:04. E vi saluto a tutti quanti. Mi raccomando, vedete i miei ultimi hangout in YouTube e Dailymotion. In Vimeo invece non sono riuscito a caricarmi nessuno. Vi saluto a tutti con affetto. Iscrivetevi ai miei canali di YouTube, Vimeo e Dailymotion Santen Chan. Per il momento non ho avuto attività in Facebook e in Twitter. Io sono Santen Chan e basicamente vi saluto tutti. E quindi mi raccomando, statemi bene, non litigate, mangiate bene, dormite, svegliatevi presto e fate tanta ginnastica per stare in linea e non avere colesterolo nel sangue. E poi vedete il mio canale Santen Chan, che ogni tanto tratto di aggiornare in YouTube, Dailymotion, Vimeo. E soprattutto seguitemi qui nel canale Santen Chan di Spreaker, dove già mi state ascoltando. A presto, amigos. Ciao. Impacta en la salud.